Materialmente abbiamo presentato alla stampa stamattina il colonnello Iannucci, proveniente da Bergamo, che sostituisce il colonnello Pietranera al comando del reparto operativo, e il maggiore Bertoldi, che invece ha sostituito il maggiore Leuzzi al comando della compagnia di Fiorenzuola d'Arda. Al di là di questo aspetto puramente, diciamo, di presentazione, abbiamo anche rappresentato due attività svolte nella giornata di ieri, quindi il sequestro di circa 4 kg di marijuana e di 35 piante a una persona che le coltivava in campagna, e quindi il suo arresto e l'arresto di uno spacciatore Giardini Margherita qui a Piacenza. Queste attività ricadono in quell'attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti che da oramai lungo tempo portiamo avanti e che intensificheremo in modo particolare adesso che è ricominciata la scuola. Per cui io intendo dare un avviso a quelli che dovessero pensare di venire a spacciare davanti alle scuole di Piacenza del fatto che noi controlleremo con molta attenzione l'ingresso e l'uscita dalle scuole, per far sì che se c'è qualcuno che prova a spacciare stupefacenti ai ragazzi che vanno nei nostri licei, nelle nostre scuole medie, questi verranno duramente sanzionati, arrestati, anche con l'aggravante di aver spacciato a persone minori e davanti alle scuole. Nel primo caso è avvenuto in una campagna intorno a Castello Arquato, era una persona che avevamo già conosciuto, era stato arrestato l'anno scorso, aveva quindi già dei trascorsi, diciamo, di un certo tipo. È stata particolarmente attenzionata perché si è visto che stranamente si recava in campagna tutti i giorni e già che lui non ha appezzamenti di terreno di proprietà, la cosa è sembrata strana a chi lo vedeva. È stata segnalata dalla cittadinanza e quindi i carabinieri si sono messi sulle sue tracce e dopo 4-5 giorni di pedinamento sono arrivati a questa piccola piantagione nascosta all'interno di un'area semiboschiva. Quindi c'erano queste piante che lui andava ad innaffiare, che erano ormai arrivate a un'altezza considerevole, perché erano oltre i 2-3, fra i 2 metri e i 3 metri di altezza, quindi insomma erano pienamente mature. E lì vicino poi aveva un piccolo deposito di attrezzi nel quale abbiamo trovato questi 4 kg di foglie già macinate e pronte per essere immesse sul mercato, probabilmente proprio in prospettiva dell'apertura delle scuole. E quindi questo è stato il primo aspetto. Invece il secondo rientra in quella che è la nostra dinamica di controllo delle aree prospicienti la stazione centrale di Piacenza e di Giardini Margherita. Oramai dallo scorso anno ad oggi, nel giro di un anno, lì sono stati arrestati circa 35-40 spacciatori, e quindi insomma è un'area che noi attenzioniamo molto e che vorremmo cercare di rendere libera da questo tipo di problema nel corso di quest'anno.